Ma questi benedetti integratori servono veramente, sì o no? Vediamolo insieme. Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale di Il Trainer, Coach Online. Se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un like al video se il contenuto potrà esservi d'aiuto. Allora, in questi giorni ho pubblicato un post su Instagram che adesso entro nel profilo e ve lo faccio vedere. Sostanzialmente era questo, quindi come dimagrire con i chetoni esogeni, ok? Allora, sostanzialmente il mio consiglio è stato il seguente: 1. Il fitness guru ti contatta, se puoi fare altro vai, altrimenti dagli una chance. 2. Il fitness guru insiste di comprare, ok? I chetoni fanno dimagrire, bla 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 bla. Ok, non parleremo solo di chetoni esogeni, ok? Parleremo di integrazione in generale, perché poi tutto è scoppiato in una, fra virgolette, guerra. 3. Ti invita su Zoom e tu ringrazia dicendogli: Maria, io esco, ok? 4. Con i soldi che risparmi vai dal fruttivendolo in macelleria, supermercato e fai una bella spesa, ok? Quindi questo è il quarto consiglio che vi do. 5. Creati un pasto con criterio. Cosa significa? Puoi dimagrire anche senza integrare, ma mangiando meglio e nelle giuste quantità del cibo solido. 6. Dimagrisci senza fuffa. Chi vuole vendere l'integratore magico ti sta solo pigliando per il culo, ok? Allora, questo è il mio pensiero, ma è anche supportato scientificamente, perché sostanzialmente quando io ho fatto uscire questo post sono stato lodato da centinaia di persone che mi hanno anche scritto in privato e sono stato anche preso nel mirino di altre persone che stranamente vendono integrazione, anche se io non mi sono messo a parlare solo ed esclusivamente di chi vende integrazione, ma in realtà ho parlato dei chetoni esogeni. Qui mi hanno detto anche: Nicola, ma tu dici sempre che l'integrazione non funziona, dici sempre che l'integrazione, i frullati proteici di integrazione non funzionano, eccetera eccetera. Allora, io non ho mai detto che l'integrazione non funziona, io sono responsabile di ciò che dico ma non di ciò che capite. Questo però è un concetto molto fondamentale. Ho detto sempre che l'integrazione non è necessaria. Ho detto sempre che l'integrazione non è necessaria. Questo perché lo dico? Perché io seguo centinaia di persone con il mio servizio di coaching. Mi è capitato più volte di conoscere delle ragazze che hanno iniziato con il mio servizio di coaching, anche qualche ragazzo, che appunto mi hanno detto: guarda Nicola, io fino a 2 mesi fa ero seguito da questa persona e mi dava tutta questa integrazione da assumere durante il mese. E io ho chiesto: ok, quanto spendevi? All'incirca ciò che spendevano era dai 200 e 400 euro al mese di integrazione, ok? 200-400 euro al mese. Per una persona che prende 1500-2000 euro al mese, che lavora in fabbrica ad esempio, inizia a essere comunque molto consistente come spesa. A quel punto cosa è successo? Semplicemente io ho detto: guarda, questa integrazione sospendila per questi 2 mesi, 3 mesi che facciamo insieme e vediamo cosa succede. Guarda caso, in questi 3 mesi è migliorata, ha ottenuto grandi risultati semplicemente mangiando correttamente, seguendo o il piano alimentare della mia nutrizionista oppure delle linee guida alimentari. Chiaramente io non do piani alimentari perché non sono un nutrizionista, ma mi affido ad una persona competente apposta, oppure io do qualche dritta alimentare, ok? Ma tutto chiaramente nel rispetto della legge italiana. Detto questo, un personal trainer qualsiasi non può fare una dieta, non può fare un piano alimentare. Purtroppo molte delle persone che vendono questa integrazione invece si improvvisano nutrizionisti perché hanno lo studio scientifico dell'università di Harvard o di altre università che dice che l'integrazione è necessaria e questo, quello e quell'altro. Ok, ma ragazzi, ci sono migliaia di studi scientifici, cioè dobbiamo saperli leggere. Io non mi ritengo un genio, uno che li sa leggere alla perfezione, ma qualcosina ci capisco. Non ha alcun senso prendere l'unico studio scientifico oppure quei 4-5 studi scientifici che interessano a te, magari sponsorizzati anche da delle aziende di integrazione, e mi viene a dire che l'integrazione è necessaria. Non funziona assolutamente così. Ci sono veramente pochi integratori che sono utili, ma sempre non necessari. Cioè, se io prendo dell'omega 3, se io prendo un multivitaminico, se io prendo la creatina, se io prendo le proteine, sono utili ma non sono necessari. Intanto perché la persona che vi consiglia il multivitaminico, vi consiglia determinata integrazione, non conosce nulla di voi, non ha le vostre analisi. Cioè, chi è che ve l'ha detto che dobbiate prendere per forza quell'integrazione? Io ogni giorno prendo un multivitaminico, ma mi fermo lì. Quando ho bisogno prendo le proteine in polvere, ad esempio al mattino se voglio far velocemente,
mi faccio il mio frullato con delle proteine in polvere, ma cioè non è che io sto dicendo che l'integrazione è necessaria, perché se io volessi potrei tranquillamente cambiare quel frullato, mangiare qualcos'altro senza metterci delle proteine in polvere, potrei farmi l'albume, potrei mangiare del tonno, potrei mangiare qualsiasi altra cosa come fonte proteica, ma non per forza di cose le proteine in polvere. Io lo faccio semplicemente per comodità, perché la mattina io cerco di vincerla e quindi voglio fare tutte le cose più importanti al mattino. Di conseguenza mi faccio, non sempre, questo frullato con le proteine. Ok, ma io non ho mai detto che non funziona, che l'integrazione è questo, quello e quell'altro. Semplicemente, ripeto, non è necessario. Questo è proprio l'epilogo totale del video, ok? Quindi mi raccomando, quando una persona vi vuol far credere che l'integrazione è necessaria e serve assolutamente quell'integrazione, perché altrimenti non sarete in salute, c'è lo studio scientifico qui che dice questo, quello e quell'altro, ragazzi, mi raccomando, giratevi, ok? E iniziate a correre, perché non ha assolutamente alcun senso ciò che vi sta dicendo. È stato dimostrato più e più volte che anche se una persona va a togliere l'integrazione, ottiene comunque grandi risultati, perché l'integrazione incide di l'1-2-3% dei risultati finali. Soltanto che finché continuate ad avere la Nutella, continuate ad avere gli Oreo, i biscotti, le gocciole, eccetera, e li aggiungete in un piano alimentare, li mettete lì e ve li mangiate quotidianamente, non è che l'integrazione cambierà qualcosa. Cioè l'integrazione è chiamata così perché serve per integrare, quindi significa dare un qualcosa in più di integrazione alimentare, ma prima va sistemata tutta l'alimentazione, poi ci si fa il culo anche allenandoci, poi ci si fa il culo anche per il riposo, poi ci si fa il culo per tante altre cose. Dopo forse può arrivare l'integrazione, che è utile ma non necessaria. Ci tengo veramente a far passare questo concetto, perché poi mi arrivano dei ragazzi e delle ragazze che mi scrivono tante volte e mi dicono: Nicola, io ho questa boccetta di carnitina, quando devo assumerla? Una capsula al mattino, mezza al pomeriggio, un quarto alla sera? E gli dico semplicemente: guarda, per quanto mi riguarda puoi tranquillamente buttarla nel cesso, perché non serve assolutamente a nulla, cioè è scientificamente dimostrato che non serve a nulla. Come tante altre integrazioni, se uno invece mi dice che c'ha la creatina, dico sì, vabbè, dall'OMS risulta che la quantità consigliata giornaliera è dai 3 ai 6 grammi, tutto lì, poi una persona sta a sé decidere, ma io non ho mai detto che è obbligatorio prendere la creatina per avere dei risultati, non ho mai detto che sono obbligatorie le proteine in polvere e non ho mai detto che non funzionano, cioè possono funzionare, possono dare quel mini plus che magari è anche impercettibile all'occhio umano, però se voi volete spendere 200-400 euro al mese in integrazione, a me va benissimo. Io sono certo che se voi ascoltate questi consigli vi metterete via dai 200-400 euro al mese nelle vostre tasche e non permetterete anche alle persone che continuano giorno dopo giorno a sponsorizzare di guadagnarci, perché io so benissimo che la maggior parte delle persone ci guadagna su quello. Cioè mi contattano ogni giorno per email a dirmi: Nicola, guarda, ho un'offerta per te, tu saresti totalmente in linea con le nostre, con il nostro brand, questo e quello, ti diamo 500 euro di qua, ti diamo per fare il post, ti diamo questo, quello e quell'altro. Ma sinceramente a me non interessa, perché intanto io sostengo una linea di pensiero e continuerò con questa fino alla fine dei miei giorni, ok? Perché non ha senso secondo me fissarsi su un integratore e poi essere legati a vita, perché se io dico ok, prendo la creatina, oppure ok, divento dipendente da creatina, proteine in polvere e quant'altro tutti i giorni per tutta la vita, ma chiaramente è una spesa, cioè tu sei sempre legato. Il giorno che tu smetterai di prendere creatina, gli effetti della creatina se ne andranno, mentre invece io sono più per cercare cibi di qualità, ok? Io ho mio padre che coltiva patate, fagioli, barbabietole, di tutto, zucchine, cetrioli, pomodori, c'è di tutto, quindi io fortunatamente tutta l'estate ho anche la frutta, la verdura sempre fresca, ok? Oppure comunque vado in zone, tipo anche qui vicino, si possono andare a raccogliere ciliegie, pesche, albicocche, eccetera, quindi cerco di reperire cibi di qualità come frutta, verdura, chiaramente anche la pasta. E poi vado in macelleria, ad esempio, a prendermi la carne, non la prendo praticamente mai al supermercato, ok? Cerco di andare in macelleria dove so la provenienza della carne, dove non ci sono allevamenti intensivi, perché questo, a questo ci tengo veramente, veramente tanto. Quindi i soldi che risparmiate voi al mese in integrazione si possono tranquillamente investire su cibi di qualità,
ok? Spero con questo video di aver fatto un bel po' di chiarezza. Ditemi qui sotto nei commenti anche voi come la pensate. Mi raccomando, se c'è qualcuno che vende integrazione, non sto offendendo assolutamente nessuno, sto soltanto cercando di far capire alle persone che l'integrazione non è assolutamente necessaria. Cioè, ormai siamo nel 2020 e penso che la cosa sia totalmente scontata e capita dalla maggior parte delle persone. Se vi fa piacere, lasciatemi un like al video, che sicuramente è utile per me, per la crescita del mio canale. Mi raccomando, iscrivetevi al canale solo perché vi faccio risparmiare anche dei soldi, e ci vediamo presto in un prossimo video.